Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Scusate la maglia del cane, però vabbè. Come state? Spero bene. Allora, nuovo video, vlog, barra chiacchiere. Questo video chiacchiere che vlog non voglio più chiamarlo, solo chiacchiere, perché è un video chiacchiere. Ciao. Allora, dunque, oggi non sono uscita tutto il giorno, ma vabbè, dettagli. Avevo altre cose da fare e quindi niente, altre cose, cioè pulirmi la casa, fare quello, quell'altro. E alla fine sono riuscita a fare altri video che poi ovviamente li ho cancellati, ma vabbè, dettagli. E niente, sì, lo so, vedete la luce qua che non è bellissima da vedere, non so neanche io come fare, però vabbè. Se non è che spengo questa, cioè ho questa qui, ma questa mi viene male spegnerla. Oppure spengo quest'altra, non lo so come fare, boh. Non ne ho idea, vabbè. Aspettate, però a mettere qua. Ok, così forse dovrebbe andare meglio, sì. Così è meglio. Allora, ragazze mie, dunque, oggi è la giornata. Era una bella giornata, diciamo la verità. Scusate il gioco di parole, però sono già. Io mi ricordo quando di una cosa, quando non registro più, non mi ricordo più cosa vi volevo dire, però vabbè, dettagli, fa parte del gioco anche questo qua su YouTube, vabbè. Niente, mi si è rotto un cavalletto, non so se lo avete visto, l'avete notato. Mi si è rotto un cavalletto, l'altra gamba, non so come sia andata a finire. Ah, eccola qui. La vorrei rincollare perché non mi sembra giusto che sì, si è proprio rotta, vedete? Già, come è fatto? Non lo so come ho fatto, solo che io sono maldestra e ogni cosa la rompo quasi immediatamente. Quando la sto per usare, poi alla fine, tac, si è rotta questa gambetta, vabbè, no comment. E niente, quindi ragazzi, che dirvi? Aspettate un secondo che voglio raddrizzare un po' questa luce della mia ring light. Non si attinga strati al bastone del ring light, però siete poggiati sopra la tastiera del computer, non so come, non sapevo come mettervi, e niente, e quindi non lo so ragazze, vabbè. Un attimo, no, sto registrando, hai capito? Quindi alla fine cosa devo dirvi? Cosa volevo dirvi anzi? Ah, mi ho fatto anche il letto, perché non si sa mai che se mi vedete il letto sfatto, avete da dire qualcosa, avete ragione tra l'altro, Però il letto me l'ho fatto, non si vede niente perché vi ho messo in una posizione che non si vede nulla, mi vedete solo a me, però nulla, ci tenevo a dirvi questo, che mi ho fatto finalmente il letto in tutte le faccende di casa che ho fatto oggi. Compreso, vabbè, la mia skincare, perché ci sono stata più appresso alla mia skincare che alla casa. Però tutto sommato, mi è venuta una bella Apple, mi aiuto. Ce la posso fare. Allora, mi vedete una bella pelle, liscia e pulita e tutto quanto. Non mi vedete truccata, però vabbè, niente. Tutto sommato sono riuscita a fare una bella skincare, ho utilizzato tanti bei prodottini e niente, quindi alla fine ho usato crema, vabbè, il primissimo ho utilizzato il gel detergente della, cos'era, che non mi ricordo più, il gel detergente, vabbè, un gel detergente, adesso non mi ricordo più il marchio perché ho avuto lapsus, cioè un lapsus di memoria, non mi ricordo cosa ho utilizzato. Vabbè, non importa, tanto poi le vedrete nei prossimi video cosa utilizzerò di prodottini. E niente, cos'altro ho utilizzato? Una crema, sempre quella che mi ricordo io, della Vichy, via, della Vichy, del crema viso. Poi vabbè, siero l'acido ialuronico, ancora non intendo utilizzarlo. Però posso utilizzare quello della Vichy, che è del Booster Mineral Water 89, molto buono. Quella della Vichy è molto buono.
E poi cos'altro? La crema della Vichy, ve l'ho già detto che mi sta piacendo, ha una buona texture e si stende molto bene sul viso e mi dà una freschezza unica. Non dico che anche le altre creme, per l'amor di Dio, le demonizzo, ah no, assolutamente no, mi piacciono, però non le disdegno per carità, però preferisco anche sia Vichy che altre cremine che sto utilizzando. Alterno un po' l'uno all'altro. Qua mi sta, scusate se guardo di là, ma scusate se sto guardando davanti a voi, ma ogni tanto mi arrivano delle notifiche e quindi mi guardo un po' storta. Vabbè, no comment, lasciamo perdere, che è meglio. E niente. Quindi, che cosa posso dirvi? Speriamo che questo video vi possa piacere. È durato pochi minuti, però almeno spero che vi abbia fatto un po' di compagnia, perché il prossimo non so se voglio fare video make up, non ne ho idea. Magari per oggi farò solo questo e domani vi parlerò di altre cose, sperando sempre in bene che riesco a registrare altri video, ma vabbè, è nulla. Se vi starete chiedendo se ho pulito, hai pulito i pennelli, no, non l'ho fatto, infatti vedete, sono ancora qua. Sono ancora qua. Belli, belli, sporchi. Io non so che cacchio sto aspettando a pulire i miei pennelli, vedete? Voi direte, che vergogna, non ti sei degnato di pulire i pennelli? Piano piano, tranquilli li faccio. Appena, se chiudo il video dopo un po' li faccio, perché altrimenti la mia pelle ne risentirà. Ne risentirà. Già. Niente, ragazze. Ho dovuto accendere le varie luci perché sennò così non riuscivo a registrare il video. Prima eravate una luce un po', cioè in una posizione un po' bruttina, perché si vedeva questo fascio di luce bruttissimo che veniva da dietro e non è bello, non è una bella visuale. Però adesso spero che si veda tutto bene, alla perfezione. Già, scusate se tiro su, però ogni tanto ho raffreddore, cioè non ce l'ho del tutto perché mi sta passando, anzi quasi mi è passato, però ogni tanto ritorna, vabbè, no comment, no, non ho più tanta tosse come prima, avevo una tosse terribile, poi vi ricordate i primi video che ho fatto con raffreddore? Non avevo manco più quasi la voce, già, e vabbè, ci può stare. E quindi niente, finalmente ho fatto questo video per voi, video chiacchiere, e nel video chiacchiere finalmente sono riuscita a aggiornarvi un po' di cose. Non ho fatto chissà che oggi, appunto. A parte questa cosa che non si vuole finire di sgonfiare, aiuto. Se sentite cani sottofondo non ci fate caso, tanto ormai siamo di casa e ci sta che si sentano i cani sottofondo. Già, anche loro esisto, sono parte di noi esseri umani. Anzi, per meglio dire, siccome c'è un cane giù, perché non sono miei ma sono dei miei zii, portate pazienza, ma anche loro fanno parte della nostra famiglia. Niente, ci mancherebbe altro, lo so che lo direte, che ci mancherebbe solo quello, ma come penso che anche voi avete cani o gatti, chi ce l'ha è fortunato, come me che ce l'ho qua sotto, vabbè. Vabbè che va bene così. Anzi, io vorrei avere un cane o un gatto, ma non posso perché non me la sento. Non è che non voglio impegnare, però sì, ragazze, non voglio far passare un brutto messaggio in questo video. Però si dà il caso che uno non è che non ho il tempo ce l'ha, ma è mia nonna che non vuole. Io potrei anche dirvelo, ma non vuole perché non se la sente di prendersene cura, potrei farlo io, ma anche io ho i miei. Non me la sento neanche io, dai, devo dire la verità. Mi piacciono i cani, a salutarli quando ne vedo qualcuno per strada, anche i gatti, però dopo un po' dico, e quando posso, quando non posso tenerne uno. Nora, chi ha la fortuna di prendersi l'impegno di poterli avere in casa, di poterli avere in casa, ma io ce l'ho avuto quando ero bambina, ragazzina, ma adesso c'avevo proprio, non ne ho voglia. Già. Quindi
cosa dirvi? Ah, ecco qua, provo a dirvi innanzitutto che stavo pensando di fare un video sulla mia adolescenza. Diciamo che questa l'adolescenza che ho passato io non era bellissima, non era che tanto bruttina per niente. Non parlo della mia persona, della mia estetica, della mia posizione estetica, no, parlo in generale, che sì, è vero, ho subito un po' di bullismo, ma non era quel bullismo così. C'è di peggio, cioè ho avuto di peggio. Cioè, non ho avuto di peggio io. Molte altre hanno avuto di peggio, ma io, per mia fortuna, mi hanno riservato altre cose. Cosa vorrei dire con questo? Vorrei dire che molti sono stati male durante l'adolescenza, ma io, per fortuna, sono quasi, vabbè, non voglio dire cose che non hanno senso, però non mi hanno trattato così male come pensavo io, anche se ce n'è di peggio, ce n'è di peggio quello che mi è successo alle medie, anche alle superiori, no comment. Vabbè, non vi dico altro perché non mi sembra il caso, però basta, va bene ragazzi, io adesso vi saluto perché è venuto il momento di salutarvi e ci vediamo in un prossimo video che sarà. Se mi riesci di registrare domani, perché io ogni volta voglio dire vi registro qualcosa domani e poi non vi registro mai un piffero, perché mi prendo sempre gli impegni che non mi devo prendere, vabbè. Un pezzo me lo ritaglio per YouTube, un pezzo me lo ritaglio per la casa, un pezzo me lo ritaglio anche per la famiglia, come mi sembra giusto. Basta ragazze. Ciao.